Ragazzi, bentrovati in compagnia mia di Stiva Merovingio e in compagnia di Elisabeth a un nuovo video di Bioshock Infinite. Nella scorsa puntata abbiamo deciso di compiere un atto di pietà, quindi uccidere Cornelius Slade per mano nostra, per mano del nostro protagonista Booker DeWitt, proprio come lui avrebbe voluto, e siamo finalmente riusciti a entrare in possesso di Trappola Elettrica, il vigor che ci serviva per raggiungere il First Lady riparando il guasto che impediva alla gondola di partire, in sostanza. Quindi procediamo. Qua stiamo andando a ritroso per il memoriale di Lady Comstock. Tanto guardo se non mi sono dimenticato nulla, ma non mi sembra. Ok. Oh oh. Quei vigor sembrano molto potenti. Farò del mio meglio per mantenerti provvisto di sale. Grazie. L'abbiamo detto insieme, Booker. Facciamo flick flock. Va bene. Sì, come vedete, Elizabeth ci dà una grossa mano negli scontri. Potevamo provare trappola elettrica contro quegli uomini, però. Non ho voluto. Ecco, la proviamo ora. C'è un corvo? Ok, al volo. Ah, cavolo. Dovremmo elettrizzare lui. Ok. Caspita. L'abbiamo decisamente elettrizzato. Ah, ok, decapitato. Booker, dimmi. Si capisce che le parole di Slade ti hanno colpito. Mi hai mostrato che alle volte bisogna fare ciò che serve per sopravvivere. Sopravvivere è una cosa, provare piacere nel farlo è un'altra. Booker. Senti, sembri una brava persona. Detto questo, meno sai di me e meglio è. Già. Il nostro Booker non è proprio uno stinco di santa, ma questo l'abbiamo capito già da un po'. Sì. Non me lo devi chiedere. Va bene così. L'avevamo già fatto, vero? Con entrambi. Sì. Ah, sono vuoti. Ecco. No, questo no. Ah, ok, perché evidentemente in quello di prima ci eravamo potenziati al massimo. Non ricordavo, non ricordavo. Ok, qua è chiuso e dobbiamo usare trappola elettrica. Ricordiamoci che c'erano anche un paio di posti in cui dovevamo usarla. Oltre che qua. Perfetto. Come vedete consuma molto poco trappola elettrica. Questo lo potete capire anche dagli slot blu. Vedete quanti sono? Ora non sto a contarli, però penso che siano quasi una decina. Quindi possiamo usarla per ben 10 volte. Abbandoniamo la zona. Slate. Ah, ok, l'abbiamo già letto questo. Comunque. Finalmente in possesso di trappola elettrica. Siamo un passo più lontani da Columbia. Ah, intanto è diventata l'alba. Zanzara. Guardate che figata la zanzara. È una torretta volante. Però qua ne stanno piovendo veramente un sacco. C'è da che chiedo, sì, forza il gas. Meglio. Headshot, bitch. Another. Oh cavolo, headshot bitch. Ok, cerchiamo di farne fare il più possibile col cecchino. Headshot bitch. Oh mamma mia, mastro cecchino, sniper wolf, bam. Questa è scuola Call of Duty, eh. No, scherzo, non è vero. Forse un tempo. Ehi, tu sei un po' troppo vicino, anche te. Ok.
Finita? Temo di no. Fatevi sotto, bastardi. Vabbè, vediamo la zanzara. Oh! Eccolo. Lo vedo. Grande zanzara. Ok, l'ha ucciso lei. Bella lì. La raccoglia. Ok, altri soldi. Qua avevamo già esplorato bene tutto, credo. Sì, direi di sì. C'era, ok, esatto, un punto dove potevamo usare trappola elettrica, ma l'ho trovato. Perciò alla grande. Che bella è la musichetta di quando si sblocca una porta. Din 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 din. Ok, nuovo equipaggiamento. Nuovo tatuaggio. Tradimento sul braccio. Oddio, che brutti pixel appena zoomiamo. Oddio, no, in realtà non è poi così male. Però si vede benissimo che è attaccato sullo sfondo un cartonato. Cavolo. Sì, queste texture sono PlayStation 1. Però vabbè, lasciamo così, va, che è meglio. Col giusto sfumato. Cavolo, sta cosa nella remastered. Però potevano anche un attimo correggerla, eh. Vabbè, ma non siamo pignoli. Columbia è comunque bellissima. Se uno non fa come me, grande, non si mette a fare il pignolo. Che schifo. Ok, allora. Un kit di grimaldelli. Buono. Scarpe sano come un pesce. Quando vieni rianimato ripristini tutta la salute. Questo è utilissimo, ma non siamo ancora morti, perciò me la tiro un po' e non lo useremo. Lo prendiamo però. Sì, perché ragazzi, ecco, questo non sapete, dato che l'ho già detto che non sono ancora morto. Vabbè, dato che comunque, a parte gli scherzi, non siamo ancora morti. Ma funziona così. Praticamente non ci sono le camere della vita, come avrete notato. Non le abbiamo viste da nessuna parte, questo perché non ci sono. Ma si viene riportati in vita da Elizabeth. E voi mi direte, se si moriva nella prima parte in cui non c'era Elizabeth? Nella prima parte in cui non c'era Elizabeth, forse sarei dovuto morire almeno una volta per mostrarvelo, ma in realtà non avrebbe avuto senso. Comunque si compariva di fronte a quella porta, quella della Booker DeWitt Investigation, che abbiamo visto anche nei flashback sogni / scopriremo di che si tratta più avanti, di Booker. Ci risvegliamo di fronte a quella porta, la apriamo e niente, ritorniamo in vita. Funziona come le camere della vita. Comunque il principio è lo stesso, nel senso che si rientra in gioco con i nemici che sono già danneggiati, ma con un ma con meno soldi. Ecco, qui c'è l'handicap. Comunque qua, se vieni resuscitato, se torni in vita, insomma, dopo essere stato ucciso, perdi una parte dei soldi. Ora non mi ricordo esattamente quanto, ma comunque bel 20% possibile, forse anche di più, eh. Vabbè, comunque attacchiamoci di qua. Olle! Colpo Skyline al corazzato. Merda. Questa resistente. Ok. Andato. Ok. Guarda qua. Bella. Grandissima. Lì c'è un lancia missili. Headshot, bitch. Headshot, bitch. Questo non si può fare l'headshot. È un juggernaut. Qual è il plasmide che farebbe di più al caso mio? Forse questo? No, troppo lontano. Tanto non si spara. È fallato. Oh, ragazzi. Perfetto. Ok. Direi che è andata più che bene. Ok. Va bene, di qua non ci eravamo ancora passati, non potevamo passarci all'inizio. Interessante. Che cosa? Dove sei però?
cosa dice? Interessante. Io non, ogni volta che... Ok, un grimaldello. Ogni volta che Elisabetta dice interessante vado subito in para, perché dico, boh, magari mi sto perdendo qualcosa. Invece lei giustamente dice interessante a quasi tutto, perché è rimasta confinata in una torre per tutta la vita, quindi probabilmente ce n'ha di cose a cui interessarsi. Anche se ha letto un sacco di libri, ragazzi. Ah, potevano creare anche il patriota motorizzato. Questo è un motorizzato che però risponde a noi, è il nostro alleato. E lo rimane finché non viene distrutto. O finché non apriamo un altro squarcio. Fa un casino pazzesco. Ok, va bene. Ok. Ah, tra l'altro... un'altra cosa che può succedere è, per esempio, di cadere nel vuoto, no? Siamo sospesi tra le nuvole, questo ve lo faccio vedere cosa succede. Pam! Talmente non si può morire cadendo. E in realtà, anche se questo può sembrare assurdo, c'è una spiegazione, c'è una scelta di game design, ecco. Ok. Altri nemici. Un incendiario laggiù. Ok. Fateli uscire! Oh, oh. Grazie, cara. Grande. Boom. Urca. Ok, diamoci dentro. È molto più divertente il gameplay, ve lo dico proprio perché offresca l'esperienza di Bioshock 1. È molto più divertente. Oh, cacchio, cacchio. Ecco, vedete, sì, quando l'incendiario sta per morire si suicida. Non è stato facile. No, sì, lo è stato abbastanza, buttandosi verso di noi. Dicevo, è molto più divertente il gameplay. Chiamami Booker. Terrò presente la distinzione, Booker. Quando avremo un momento in cui non ci sparano addosso. Se ti interessa, ho individuato dei rifornimenti laggiù. Dove? Laggiù? Ma ci siamo già stati, cara. Forse però c'era qualcosa che potevamo attivare con trappola elettrica. Beh, intanto sono arrivati i corvi. Comunque, che ve stavo a dire, ragazzi. Sì, che esatto, come tipo, come gioco, come FPS, come spara tutto in prima persona, come volete, insomma, è molto più divertente rispetto al primo Bioshock. Il feedback delle armi è completamente diverso, molto più, come dire, sì, qua però non avevo preso questa monetina. Ok, molto più, come dire, elastico, molto più divertente, insomma. È una cosa che magari in video non rende, ma joystick alla mano si percepisce. Ecco. D'accordo. No, direi che non ci sono. Sto guardando se c'erano bocce di vetro sulle quali usare trappola elettrica, ma mi pare di no. Oddio, non mi ricordo. Intanto mangiamoci un po' di zucchero, così a sfregio. Ok, qua no di certo. Questa era la porta che si apriva con i grimaldelli. Scusate ragazzi, ricordo tutto. Magari voi questi video li vedete uno dopo l'altro, ma io magari sono passati più di 2 giorni, quindi capirete bene che non mi posso ricordare tutto. Ok, no, qua c'eravamo già stati. Non c'erano trappole elettriche da usare da nessuna parte, direi. No, 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 no. Abbiamo preso tutto. Ok, va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dobbiamo tornare al First Lady. Dobbiamo tornare al First Lady di Lady Comstock. Proprio quello dobbiamo prendere. Ok, qua era tutto già stato distrutto. Patriota? Ok, va bene. Allora, per il patriota... Ah, l'elettricità. Essendo una macchina, lo danneggia parecchio. Poi... Ci da cecchino, non serve a granché, però... Merda.
ok. Andato. Finiti. Vieni fuori. È finita. Perfetto. Sali al max. Qua niente, vero? No. Ok, sì, questa puntata sarà parecchio di backtracking. Cosa guardi? C'è qualcosa che mi sono perso? No, boh, ogni tanto Elizabeth si incanta a scrutare cose. Io ogni volta ve l'ho detto, ragazzi, ogni volta credo che si rivolga a me. Però qua c'erano i cessi, sicuramente trappole elettriche nei cessi non ce ne sono. Grimaldelli, fanno sempre comodo. Ah, vedete che però invece, ok, invece ogni tanto la imbrocca. Non mi ero dimenticato di prendere quei soldi. Ecco, prendetela. Oh. Madonna, tu che sei? Una bestia. Quanto sei grosso. Vabbè. Ok. Ok, ok, ok. Nient'altro. Proprio molto alla veloce, ragazzi. Moltissimo. Ok, riprendiamo l'ascensore. Sperando che Elizabeth non vengano strane idee come la prima volta non che l'abbiamo preso. Di capire come fai quello che... Quelli che trovavo. Ricordo di averli creati. Creati? Potevo andare ovunque desiderassi, ma volevo sempre tornare. Ma cosa? Non lo so. La mia famiglia. Com'è che fai? Qualunque cosa sia. Sai quando dicevo di avere molto tempo per leggere? Beh, ho cercato di capire. Ho letto libri di fisica e altre cose del genere. Davvero? E cosa hai imparato? C'è un mondo di differenza tra ciò che vediamo e ciò che esiste. Ah, questo è vero. Possessione a meno, non la possiamo ancora prendere. Servono Va soldi. Bene. Bocca, sì, qui. Mi servono, ma me ne servono molti di più di quanti tu me ne possa dare. Possessione per gli amanti ardenti. In effetti sarebbe utile. Per conquistare una ragazza usi possessione e poi la possiedi. Vabbè. Comunque sì, Elizabeth non sembra molto sicura di come ha preso i suoi poteri. Cioè, leggendo in una torre, davvero? What the fuck? I don't think so. Apprezzo la signora che apprezza il colore. Ma come? Siete razzisti? Dubito possiate apprezzare le signore che apprezzano il colore. Ok, qua c'era sicuramente qualche trappola elettrica da utilizzare. Che se ora non mi ricordo dove però. Cacchio, ma non erano chiusi sti negozi? Oddio. Vabbè. Tutto vuoto, eh? Non c'è proprio più un cane di nessuno. Dai energia alla navetta. D'accordo. Arriva la navetta! Già. Ti abbandonerà, mia dolce Elizabeth. Quando avrà ottenuto ciò che gli serve, ti lascerà sola. Cos'altro puoi aspettarti da un bugiardo e assassino di donne? Padre, profeta, chiunque tu sia, io me ne vado e non puoi fare niente per fermarmi. Oh, bimba cara, è qui che ti sbagli. Oh, oh. Cazzo. Va bene, usiamo la skyline. Razzi. Oh. Razzi, attenzione. Non vedo. Ah, ok, sono lì. D'accordo. All'arrembaggio. No, ho sbagliato. Woohoo. Questo è divertente, eh. Bam. Oh no, 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 no. Troppo vicino, sto morendo. Posso morire. Via. Via, 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 via. Via, ragazzi. Cavolo. Scappare. Scappare.
Via, via, via. Non è stata una buona idea essere troppo ignoranti. Ok, no, sto morendo. Stavolta ci rimango. Ok, per un pelo. No, ho bisogno di vita, ho bisogno di vita. Allora, andiamo un attimo. Caspita. Cavolo, guardate quanta salute mi è rimasta. Vedo qualcuno che si muove. Eccoli. Anche loro possono usare la skyline, naturalmente. Ok, forse in effetti un medikit. Smetto di fare lo spaccone. Tu non è che mi dai della salute. Non i tali. Vabbè, meglio di niente. Grazie. Ok, lasciamoli venire qua, ragazzi. Tu non hai niente? Ok, un briciolo di salute in più. L'ho perso di vista. No, quest'arma non va bene. No, no. Ok. Vieni. Perfetto. Ok. Anche quello è andato. Ok. Mettetelo all'angolo. Inseguitelo. Presto. Dove sei? Tagliategli la strada. In effetti sto proprio morendo. Ok. Beh, dove sono gli altri? Ok, uno è laggiù. Ok. Chiamo un attimo lo scudo, ragazzi. Merda! Quello lì c'ha il lanciarazzi. Però... Cavolo, qua telecinesi non sarebbe male, Ok, scontro a distanza. Merda. Cambiamo strategia. Fallo! Beh? Perché non riesco a prendere... Ah, perché ce l'ho già, che scemo. Ce l'ho già il cuce da cecchino. Allora perché diamine non lo usavo? Stra vicinissimo. Merda. Stai fermo. Cavolo. Non riesco proprio a farlo fuori, eh. Niente, siamo in stallo. Ok, ho finalmente trovato della salute e... Ok, ecco quello che mi serviva. Ciao, bello. L'ultimo colpo che hai sparato. Ok, qualcun altro? A quanto pare sì. Ah, no, sei tu, Elizabeth. Come, non hai trovato ancora niente? Però... Oh, cavolo. Qua ce ne sono un botto. Ok, munizioni. Grande. Sì, però. Ok, l'abbiamo fatta. Ah, questo è ancora vivo. Finiti. Finiti, ragazzi, finiti. D'accordo. Mamma mia, è stato il primo combattimento veramente estenuante, eh. Tra l'altro perché mi sono ostinato a non comprare i medikit. Non era necessario arrivare a tanto, però vabbè, me la volevo un po' menare, ragazzi. D'accordo, io direi che anche per questo video può essere tutto. Ci salutiamo qui, Dereshui.